della Contea Nolana. Ci vuol raccontare, ci vuol dire perché ha donato tutto al comune? Al comune. Niente, perché praticamente sono intercorsi alcuni contatti con l'assessorato ai beni culturali nella qualifica, nella qualità dell'architetto Nando Giampietro, il quale ha fatto suo fortemente questo il discorso del museo della festa. Quindi attraverso questi contatti siamo riusciti poi a trovare la quadra e quindi serviva la donazione alla città e noi senza indugio abbiamo donato tutto quello che abbiamo raccolto fino adesso alla città di Nola per far sì che si facesse il museo della festa. Quindi dietro la donazione che abbiamo fatto il comune di Nola ha deliberato sostanzialmente la struttura dell'ex carcere, quella di Santo Spirito in effetti, in via Merliano, quindi un'ala è stata dedicata al museo della festa che sarà gestito per 3 anni dall'associazione Contea Nolana. Quindi per 3 anni voi gestirete i documenti della festa? Sì, senz'altro, ovviamente dobbiamo ci sarà anche, a parte una sala espositiva, ma ci sarà anche una sala dove i ragazzi possono fare opere di artigianato locale, tipo la cartapesta oppure la costruzione dei gigli in miniatura. Diciamo che in progetto ci sono tanti progetti per la realizzazione di un centro polivalente che possa servire come catalizzatore per far venire a Nola ulteriori turisti. Ovviamente noi abbiamo il piacere nostro è stato quello di aver chiuso il cerchio intorno alla via dei musei. Praticamente dopo il museo diocesano, il museo archeologico, c'è il museo della festa dei Gigli. Quindi il museo della festa, che ci può dire di Caccavalle, che non ci ha voluto dire niente di una pubblicazione che voi farete? Caccavalle è un nostro amico che partecipa anno per anno con le sue ricerche che fa negli archivi e quindi quest'anno ci sarà un bel documento del Caccavalle che sostanzialmente riguarderà sempre la storiografia della festa. Ci saranno nuovi documenti, nuove immagini. Parlato di documenti di altre nazioni europee, di grandi rappresentanti. Sì. Alla fine, insomma, diciamo che il centro e la festa si arricchisce sempre più di nuovi documenti che grazie a Dio, anzi grazie a questi ricercatori che sono diventati dei topi di biblioteca, i quali riescono a tirare fuori ulteriori notizie sulla festa dei Gigli. Ci saranno delle novità, è vero, sul passato delle feste. Quindi un ritorno al passato. Un ritorno al passato sicuramente, ma senz'altro. Anche per capire, per vedere come era fatta la città di 100 anni fa. Non a caso. Ma le origini proprio della festa. Ma le origini della festa si perdono nei tempi. Noi diciamo dai famosi catalet. Sì, ma noi abbiamo allora, di Ambrogio diciamo, Leone. Noi facciamo fede sempre ai documenti che attestano l'esistenza della festa. Quindi diciamo che grazie al professore Monaco nel 2003 siamo riusciti a spostare la lancetta di altri 200 anni. Infatti attraverso un documento siamo riusciti a capire che praticamente la festa già nel 1323 si realizzava una specie di struttura, di macchina da festa. Quindi andiamo sempre a ritroso nel tempo, fino a che arriveremo San Paolino. Sicuramente. San Paolino. San Paolino è il fulcro della festa dei Gigli. Senza San Paolino non ci sarebbe la festa, sicuramente.